Prima che suo figlio lo denunciasse, lui aveva usato violenza su di lei, oltre che verbale, anche fisica. Che Me ne accorgo dopo. cosa era C'erano accaduto? dei lividi che lei giustificava con la danza, nelle gambe, nelle braccia, ma niente di significativo, proprio dei lividi da calci. Poi scopro che lui la prendeva a calci Ma lei quando non gliel'ha mai lei detto suo figlio? mai mi ha detto che gli alzava le Quindi fino all'ultimo l'ha sempre, diciamo, mani. protetto. Protetto, perché era il padre di sua figlia. Lei magari conosceva anche, avrebbe conosciuto le sue reazioni, no? Ma guardi, io sicuramente se lei mi avesse detto, soprattutto nell'ultimo Quindi lei periodo, ignorava che sua figlia subisse anche una violenza fisica. sì, la Immaginava solo ignoravo, verbale o stalking. sì, ed è quello che abbiamo denunciato poi alla fine. Diciamo che poi purtroppo le donne quando subiscono questo tipo di violenza hanno paura ad esporsi, perché hanno paura di non essere credute, hanno paura del giudizio degli altri, ma hanno paura soprattutto di chi hanno accanto. Perché oggi scopro che mia figlia veniva minacciata di morte, perennemente, perché trovo dei messaggi all'interno delle indagini dove, si vede proprio che lui la minaccia di Se mi morte. lasci ti ammazzo, le solite Sì, tu frasi. morirai presto, tanto tu morirai, tanto tu non sei niente, tanto io riuscirò a fare quello che voglio. Quindi le minacce continue ti portano ad avere paura, no? E poi, Quindi sua figlia aveva anche paura, lo temeva. Forse sì, assolutamente. anche per questo non parlava con lei. Magari Sì, perché? immaginava una reazione sua e vicendevolmente una reazione anche del suo ex fidanzato. Era Chiaramente spaventata dalla violenza. sì, molto. È anche vero che lei ha reagito, perché quando lui si è riproposto nella sua vita, lei lo ha rifiutato. E questo ennesimo rifiuto, Quando è che lui perché si è riproposto? 6 mesi prima Quindi prima della di lui denuncia. entrare in casa, prima di entrare in casa. No, dopo, successivamente, lui è andato, dopo la denuncia, Quindi lui si è dopo la denuncia che cosa fermato. accadde? Lui si è Si è fermato. fermato, era come sparito, ma in realtà Per non lo quanto tempo era. sparì? Ma guardi, ai miei occhi, chiaramente, un annetto. Ah, quindi sembra, per lei sembrava una vicenda conclusa. Ma in realtà non è così. Ma di quale ha avuto questa impressione in quel Sì, momento? perché lui da me non si faceva vedere. Mentre Giordana sì. Sì, perché poi oggi dalle indagini ci sono le testimonianze degli amici dove lui nel 2014 ci sono stati momenti in cui l'ha perseguitata, l'ha anche seguita e c'erano altri ragazzi, altri amici quando lei cominciava ad uscire, ma Quindi non ha fatto mai Giordana aveva un altro atteggiamenti. fidanzatino, usciva, Sì, sì, sì. eccetera, e lui magari la Sì, pedinava. ugualmente, sapeva tutto di quella persona, come si chiamava, che macchina aveva. Giusto per fargli del male, insomma. Sì. Perché secondo me la sua presenza gli dava paura e quindi lei sperava che lei tornasse, ma Giordano non è mai tornata da lui, mai. 6 mesi prima è ritornato perché è stata fissata l'udienza preliminare per stalking. Quindi quel famoso ingresso in casa, è arrivato a processo. È arrivato a processo, sì. Quindi voi avete sostenuto vostra figlia, avete nominato un avvocato. Sì, dovevamo presentarci tutti, ma non ci siamo arrivati perché Eravate lui la uccide prima. convinti? Assolutamente sì, anche perché a mio avviso le persone vanno punite quando fanno qualcosa di illegale, qualsiasi Quindi cosa lui non, sia. fino A ad ora non aveva provato a convincervi a lasciar stare. Giordana sì. Giordana E lei si è resa conto, ha rifiutato. ha rifiutato perché lui le sue richieste erano nuovamente persecutorie, cioè è arrivato come se volesse riprendere un rapporto sereno, ma non di coppia, voleva fare il padre. Stranamente, dopo 4 anni aveva Lui gli dice: deciso il di figlio è anche fare mio, dammi la anche mio, dammi la possibilità. possibilità di vederlo. Giordana molto materna, amava la famiglia, quindi pensava di non togliere nulla a questa figlia che in realtà non aveva un padre. Questo ha fatto pensare che le togliesse anche la denuncia, invece lui ha incalzato nella persecuzione, lei ha capito che non era cambiato e non gliel'ha tolto, anzi gli disse che l'avrebbe ridenunciato. Questo ha fatto scattare. Allora, prima che si arrivi a questo, quell'introduzione in casa, come finì? A parte la denuncia, lui fece qualcosa contro No, lui poi Giordano? scappò perché le chiamò i carabinieri. Giordana non era da sola quella sera,
Quindi gli amici hanno lasciata con lui a chiarire qualche vicenda, sì. probabilmente. Lui è entrato da dietro la macchina, si è ritrovato un'altra persona accanto, ha fatto in modo che tutto andasse a procedere come era il quindi, suo intento. Quindi Giordana era in compagnia in macchina? Sì, perché scopro che lui l'aveva chiamato, lei non gli aveva risposto, aveva avuto paura e ha chiamato suo cugino, mio nipote. Che era in macchina con Giordana? Sì, hanno parlato tutte e tre, lui era molto tranquillo, ma intanto era armato di coltello. Suo nipote si è allontanato dopo? Sì, è riuscito a farlo allontanare. E da lì l'ha accoltellato. Lasci parlare da solo, vogliamo stare tranquilli. Sì. Lui era molto tranquillo perché oltretutto mio nipote aveva assistito a delle violenze. E non visto, quella sera? Non quella sera. Ha dato tutto per questo la premeditazione. È riuscito a convincere che tutto andava bene. In realtà, appena lui scende dalla macchina, ammazza. Quindi era lì suo nipote quando è accaduto il fatto? Non era lì, era già sceso dalla macchina, fuori dalla macchina. Fuori dalla macchina? Certo, era lontano, era lontano. Era stato accompagnato. Non ci sono testimoni no, di questo fatto? No. A quel punto che cosa accade? Giordana muore? Giordana muore dissanguata, lui scappa di nuovo, prende la macchina, va a casa, si fa la doccia, lascia il telefonino, prende la valigia con i curriculum vitae, con i prodotti per l'igiene intima, quindi sicuramente aveva già la valigia pronta perché gli elementi portano a pensare questo, ma soprattutto chi uccide per voleva fuggire via 10 curriculum vitae, voglio dire, lascia un po' il tempo che trova, no? Quindi tu avevi già programmato tutto. E si lava, si veste, saluta la sua mamma, si prende la macchina della madre, scappa, saluta un amico, mette la benzina, lancia i vestiti e si dirige verso Messina, dove lascia la prende macchina. Prende l'autostrada. Sì. Da Catania verso Messina. Sì, diciamo che il tragitto lo fa velocemente. È un'ora e mezza. No, assolutamente, lo fa in circa mezz'ora. Quindi perché però alle 6 del mattino a Reggio Calabria prende un treno veloce che lo porta a Milano, che lui conosceva. Nel frattempo torna questo cugino e trova... No, nessuno, sono io che cerco mia figlia. Ah, quindi nessuno degli amici ha segnalato nulla? Niente, io non trovo, non sento più lei mia figlia. Prova a chiamarla? Provo a chiamarla, aspetto, il tempo passa, era impossibile, e do l'allerta ai carabinieri, la trovo nella prima mattinata. Vado a casa della madre... Perché ho capito immediatamente della madre di lui? Sì, che era successo qualcosa. E ovviamente lui non era a casa. Non era a casa, trovo la freddezza di chi sa che non vuole parlare, e da lì sono andata, ho chiamato. Secondo lei sapevano i suoi genitori? Assolutamente sì, lei lo sapeva.